Il cinema come strumento terapeutico per i detenuti delle case circondariali è l'obiettivo del progetto Un film per evadere, quest'anno alla seconda edizione, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Napoli e l'Istituto degli Studi Giuridici Militerni. La rassegna cinematografica è realizzata su una selezione di pellicole che saranno proiettate nelle carceri per stimolare nei detenuti emozioni, fantasie e memorie che saranno oggetto di dibattito e successivamente raccolte in un libro il cui ricavato sarà destinato a progetti con finalità sociale. È un progetto che va oltre una mera distrazione visiva, ha come finalità quella di creare una vera e propria introspezione per il detenuto al fine di poi trascrivere le proprie emozioni dopo la visione del film. Ovviamente questi elaborati, trascritti dai detenuti, verranno poi raccolti in un libro il cui ricavato andrà alle tutte le attività di natura sociale. Il cinema. Principalmente studiare il cinema sotto tutti gli aspetti dà agio e porta a poter pensare e poter dare cambiamento alla propria vita. Io che vengo da un quartiere come quello della sanità, con alle spalle una vita non proprio tra virgolette normale, si può dire che ce l'ho fatta, no? Ce l'ho fatta col teatro, col cinema, e perché non dare l'opportunità anche ad altri che momentaneamente vivono dietro le sbarre? L'iniziativa, al via il 22 maggio nella casa circondariale di Poggioreale, proseguirà nel carcere di Pozzuoli e prevede la proiezione di 4 film con cadenza quindicinale. È un'iniziativa importante che dà delle possibilità anche di riportare un po' il tema del confronto, i vari temi che vengono poi trattati nella rassegna, all'attenzione dei detenuti. Detenuti che poi non sono altro che persone che hanno vissuto e che vivono un momento di estremo disagio e che devono essere accompagnati in un percorso di, tra virgolette, normalità.